Siamo tornati al bar di Penna Sant'Andrea da Augusto Ariota, nata nota una casa, per capire come si sta vivendo ancora con il Green Pass. A noi ce l'ha controllato, le immagini lo testimoniano. Allora, è più difficoltoso o no andare avanti con un esercizio commerciale come il tuo e anche Tabac? No, qui da noi non è tanto complicato, perché di solito lo controlli una volta, poi conosci tutti, sai chi sono quelli non vax e quelli che invece si sono vaccinati. Ci sono i novax? Ci stanno qualcuno, però già sanno che se vogliono le sigarette non possono entrare. Allora mi chiama, mettimi un pacchetto di sigarette un po' per piacere, e gli butti un pacchetto di sigarette e paga. Senti, ha aumentato i prezzi il caffè? È cresciuto il prezzo del caffè qui a Penna? Io non ho aumentato al momento niente. Aspetto che mi arriva la prima bolletta della luce, la prima bolletta del 2022. Sì. Del pare gas, che alta, eh? Dell'acqua. La prima cosa che faccio, mi metto a bestemmiare. Poi seguito a bestemmiare e poi dico, mo, siccome in giro c'è chiù, me ne arrivai. Lo caffè costa 10 fenici di più, la birra costa 30 fenici di più. Quindi facciamo un esempio, un caffè passa da, adesso quanto costa? Un euro, come costava l'anno scorso, due anni fa. Passerà ad 1,10? Io non ci voglio arrivare a 1,10, perché il vecchietto che viene qua, la prima cosa che mi dice, cioè, tu aumenti i prezzi, ma io amore, la pensione non me l'ho aumentata, e come faccio a pagare, come faccio a mangiare, come faccio a pagare la bollotta? Beh, allora dammi 6 euro, è fenomeno. Quindi non aumenterai, diciamo. No, dai. Per il momento non aumento niente. Però aspetto le prossime bollette, quello qua, mo a febbraio, i primi di marzo arrivano e quelle in delicambiale arriva, e delle volte è pure scaduta la paga e te l'andrà aiuti. Dopodiché mi regolo sul da farsi, no? Però mi tengo la mia pensioncina e mi li trasfruscio in altri posti. E qua i pennesi, il sindaco che stava qui, si troverà o un altro barista o chiude pure lui là e se ne arriva, ecco.